attualmente si parla di una Juventus che sta cercando altri profili, non esattamente dei super campioni, ma dei profili un po' diversi. Ecco, proprio ritornando sul discorso Thiago Motta, sembra quasi che la Juventus stia cercando di accontentare Thiago Motta, cioè si parla di Ferguson, si parla di Calafiori, si parla di Zirkzee. Prima di tutto ti chiedo, è un tipo di progetto che ti intriga? E soprattutto, cioè, sono nomi che ti intrigano, che tu dici, ok, se me li porti a Torino con Thiago Motta, questi continuano a crescere? E soprattutto, ma quindi stiamo dicendo che se Thiago Motta ti porta questi giocatori, vuol dire che Thiago Motta ha un ruolo quasi simile ad Allegri? Cioè quasi da allenatore manager? Perché se ha la possibilità di portarseli, vuol dire che ha anche potere decisionale, no? Quindi questo è un aspetto da considerare. Secondo te come stanno le cose attualmente? Allora, secondo me le cose stanno così. Ancora l'anno scorso, quando è stato preso Giuntoli, si sapeva che la strada era cominciata. E Allegri non ne avrebbe fatto parte. Le parole di Elka, se vogliamo analizzarle dettagliatamente, non sono proprio gettate al vento, perché quando lui parla di aria nuova, aria fresca, anno zero, basi giovani, Giuntoli lo nomina proprio. Sì, sì. Io credo che si stiano delineando, anzi ridelineando, delle gerarchie anche a livello societario che sono venute a mancare negli ultimi anni. Cioè, negli ultimi anni, ragazzi, Allegri faceva il bello e il cattivo tempo, parliamoci chiaro. Sì. Litigava un po' con tutti, i calciatori, Scannavino, Manna, calma, non ne parliamo. Cioè, ha creato un po' di malumore, malessere nell'ambiente. Penso che Elkan, con quelle parole lì, abbia voluto dire anche, attenzione, si cambia, anno zero, sì, ma c'è Giuntoli, ci sarà il nuovo CT, e ci sarà la squadra, non c'è Allegri e tutto il resto, ok? Quindi sono io la penso un po' così. Thiago Motta arriverà, ovviamente tu mi dici stanno tentando di accontentarlo e se mi può piacere questo progetto, sì, ma io ti dico anche mi deve piacere, Beppe. Perché altrimenti partiamo sempre con quella vena di negatività, tipo sento già dei tifosi della Juve dire cosa sta facendo Giuntoli, ma cosa ha fatto Giuntoli, ma perché è stato preso Giuntoli? Signori, avevamo 400 milioni di debiti, questo è arrivato da 9 mesi, ha già sistemato quasi 250 milioni da solo con dei piccoli movimenti, e lasciateli il tempo di respirare, io dico, no? Dall'anno prossimo, certo, verrà valutato anche lui e nel caso criticato se vedremo che determinate operazioni non saranno consone all'ambiente in cui si trova, cioè la Juventus. Ma intanto io dico, calma, stiamo per tornare, sono contento del progetto che sta cominciando perché io amo queste cose qua, amo la progettualità, ma soprattutto amo una Juventus con le idee chiare, come pare stia nascendo. Sì, sono d'accordo, anche perché tra l'altro banalmente di Giuntoli, cioè chi un po' ha capito un po' come sta funzionando l'ambiente, è chiaro che questo anno era un anno in cui Giuntoli aveva, non dico le mani legate, ma quasi, l'abbiamo visto sul mercato, l'abbiamo visto con la scelta dell'allenatore, l'abbiamo visto su tanti aspetti. Guarda caso, finisce l'anno e si parla di cambio allenatore, stanno andando via tutti i pezzi della dirigenza, quindi i Manna, i Cherubini, cioè, è chiaro che dall'anno prossimo si avrà un po' più margine. Ti dico però che, come dici tu, ad agosto / settembre potremo dare il primo giudizio. Certo, perché certo. Fino ad oggi io mi baso solo esclusivamente su le cessioni, quindi gli addii di Bonucci. Secondo me anche lì è tanta roba, perché aver messo alla porta Bonucci fino a qualche anno fa sembrava quasi impossibile, dire arrivederci a Bonucci e Quadrado non era poi così scontato. Vedremo l'anno prossimo se anche con gli acquisti farà, perché fino ad oggi l'unico è Alcaraz, ma sappiamo bene che era uno da mettere lì tanto per fare numero, ecco. Quindi secondo me da settembre potremmo dirlo. Ecco, invece andando sui nomi,
Calafiori, Zirze, Ferguson, dovessero, facciamo finta, arrivare 2 su 3 di questi giocatori, chiaramente con Thiago Motta, che li può valorizzare, che sono nomi che ti intrigano, o su quelli dei dubbi? E poi, altra cosa, il primo forse grande colpo di Thiago Motta, di Giuntoli, sembra essere Felipe Anderson. Ti piace oppure c'è un qualcosa che non ti convince? Su Felipe Anderson mi sono espresso, dico, se le cifre sono quelle che girano, va bene. Come riserva va più che bene. È un giocatore tecnico, è un giocatore, sì, discontinuo, molto discontinuo, certo, con una determinata età, fase calante, ma come riserva a quelle cifre va bene, è un'operazione che ci sta, ok? Calafiori, Zirkzee, Ferguson stanno overperformando ora a Bologna con Thiago Motta. Io ti dico sì a Bologna, ok? Certo. Ho sempre quel remore intellettuale che mi blocca un attimo l'eccesso di gioia per quanto riguarda queste cose, questi nomi, perché mi collego sempre all'operazione Kulusevski. Questo ragazzo che fa 6 mesi enormi a Parma, un fenomeno, assist, gol, viene comprato dalla Juve con soldi ben spesi anche all'epoca, certo. E la Juve fallisce, al Tottenham ora è sparito, cioè è come i giocatori dell'Atalanta, fuori da Gasperini crollano tutti inesorabilmente. Allora va bene la linea gri, va bene, occhio, mi riservo sempre però, e torniamo al discorso di prima, come dici tu, che ci deve sempre essere chi nella rosa determina il livello delle potenzialità. Certo. Va bene il Zirkzee? Se vicino mi ci sta Chiesa, Vlahovic, chi vuoi tu. Va bene il Ferguson? Se vicino ci sta Toni Kroos, ecco, tanto per farti l'esempio proprio, no? Certo. Va bene il Calafiori? Se vicino mi sta Bremer di quest'anno. Certo, okay? sono d'accordo. Questo è il... L'unico, forse l'unico appunto che ti si potrebbe fare nel concetto di tipo Gasperini che vanno altrove e fanno flop, è che qui è come se Gasperini lo stessi prendendo tu, cioè nel senso, certo. È come dire, prendi Gagliardini ma prendi anche Gasperini, quindi magari hai un ritorno importante, cioè qui l'aspetto, sì, la differenza è quella. Passi dalle ambizioni di una piazza di Bologna, con tutto il rispetto che sta facendo il miracolo, alle ambizioni di una storia della Juventus che punta a vincere la Champions, ecco. Certo, però dico, c'è quell'aspetto in più, arrivano due su tre. Quello è un aspetto importante, però sono d'accordo con te, prima di prendere tutto il Bologna, calma, perché comunque un conto è giocare a Bologna senza pressioni, un conto è alla Juventus, sono d'accordissimo, esatto, con te. Ovviamente qui sotto nei commenti diteci la vostra in merito a questi argomenti, diteci la vostra, e soprattutto in descrizione trovate il link del canale Luca Totti, dove ogni giorno praticamente trovate live e contenuti in tema Juve. Luca, io ti ringrazio sempre per questa bella chiacchierata, ci vediamo alla prossima. Grazie a te, sempre un piacere, ciao caro. Grazie, ciao, alla prossima, ciao a tutti. Grazie.